Allora, dove dobbiamo andare? Abbiamo la possibilità di cambiare? Abbiamo soldi? In realtà sì, dobbiamo cambiare però il costume di Miles, perché quello di Spider-Man di Peter normale gliel'abbiamo già cambiato. Questo è molto carino. Non mi piace però il cerchio dietro. Secondo me il bianco è quello che ci sta meglio. Bianco-nero è dalla Juve, Michael Myers. Sì, Michael Myers adesso. Miles. Potrei provare a prendere questo. Ne abbiamo un botto di componenti, ho visto adesso. Fammi vedere un attimo, Peter. Abbiamo sbloccato altri componenti. Vabbè, questo. Ok. Questo? Ma che cazzo di costume è? Non mi dispiace, ti devo dire. Ti devo dire che non mi sta dispiacendo. Dietro, dietro, dietro. Vado talmente veloce che perdo i posti. Devo riprenderci la mano. Ma no, ma che danno mi hanno fatto sti stronzi? Sono morto. Ma che danno. Ma a parte che con un colpo mi hanno tolto un quarto di vita. Sono morto malissimo. Pronto. Proviamoci. Kamatoska! L'elicottero! Ma che roba pazzesca! Basta, fermiamoci. Morto! Ah no. Quasi, quasi. Comunque l'audio è buono? Cioè, non è troppo alto? Lo alzo un altro pelo. Ah, vabbè. Vai tranquillo, caro. C'ero adesso a Central Park. Ma gli ha inculato la maschera. Suo zio lui, se non mi sbaglio. L'aveva detto, mi pare. Dovrebbe essere suo zio. Sì, zio. Gli piace una tizia sorda. Te lo dico io, zio. Ok, intanto andiamo di là. È una roba qui.
Cioè, a cagare una cazzata era. Ancora. Forse sopra. Probabilmente sopra. Appunto. Cioè, 2 ore per sta pugnetta qui? Cosa c'è? What? Vediamo cosa mi ha sbloccato. Ho ottenuto un modello raro. Le risorse a disposizione si chiamano Stumi Gadget. Ho capito. Seleziona energia. Aumenta la tua energia usando il componente tecnologico. Ah, ho capito. Vabbè, ci sta. Ok, componenti. Sì. Sì, ci può stare, vabbè. Siamo. È carino che si consuma il. Cioè, che si consuma, che si rovina il vestito. E la missione. Il coso bonus del secondo incendio era non subire danni. Sono andato tanto così dalla morte. Eccomi. Loro. E chi se li ricorda gli amici? Li ho visti una volta. Per me sono tutti uguali. Che cazzo vuole questo? No. Sulla contraccezione? Non credo. Sì, non mi interessa. C'ho 17 anni, dai. Ancora. Beh, siamo in America. Diciamo che in America, insomma, il sesso. Sto zitto. 17 anni, ormai 17 anni, uno è super esperto. Ma senti, non. Me ne posso andare? Sì, ciao Sinclair, Bob Sinclair, ti saluto. Andiamo a trovare i nostri amici, se no se facciamo così non finiamo più. Ok. Eh sì. Gli americani sai che sono strani, eh. Loro hanno figli e pistole. Quello hanno, prega. Cosa non va? Eh sì. Grazie. No, beh, allora, se devo fare lo Spider-Man così, io volo. Cerca di avvicinarti, è una parola. Sali in mezzo? Mamma mia. Sono Sputerman. Strano, è proprio aperto qui.
Ok, lei è la preside. Scomparsa la Ferguson. Cioè, questa è una missione, storia principale? Cercare una professoressa? Signora Ferguson, arrivo. Trovata. Cioè, trovata. Scusa. No, ragazzi, è un problema. Ma e come cazzo fa a parlare Ailey? No, no, un attimo. Ailey che ha parlato adesso al telefono. Ma cazzo fa? Non è sorda. No, bellissimo. Io ci volo. Bellissimi, invisibile. Aiaia! Aia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 
Ah, c'era questo. Cioè, questi qui, veramente, in confronto a quelli che abbiamo trovato prima, cioè quelli negli incendi, sono delle merde allucinanti. Eh sì, solo che è a tempo e non si attiva sempre. Se non è, non è. Non so perché. Non si attiva sempre. Ce n'è ancora uno? Sì, qui. Devo entrare per forza da sopra, raga. Ah, ok, sfonda il tetto. Se me lo diceva prima, magari. Che paura che mi fanno questi qui. Oh, un camion con altri nemici? È arrivato quello grosso, quello che deve fare doppio Perry! No, ho sbagliato tasto. Appunto. Doppio Perry! No. Ci sei rimasto tu, man. Ciao. Signora, andiamo? Ma almeno questa qui non rompe il cazzo, cioè. Oddio mio! Oddio mio! Oddio mio! No, regà. Beh, no, muoio. Ancora peggio dell'altro giorno con John Jonah Jameson, cioè, muoio malissimo. No. Che paura! Prego. Signor Ferguson è tornata sana e salva. Il segno di gratitudine. È mio onore dichiarare Spider-Man
Grazie. C'è un sacco di pubblico, vedo. Sono quattro gatti. La posta è finita. Cioè, non... Salvato una professoressa, bravo! Facciamo un applauso. Com'è andato il colloquio? È andato. Mi devo vedere qui con Cosu, con Harry. Adesso Albero di Emily. May Parker, eccetera. Eccoti. Avevi detto che era soltanto una startup. Sì, nei miei progetti non doveva essere così, ma ci ha messo mano anche mio padre, quindi. Peter Parker. Eccolo. Allora, che cosa ne dici? Direi che è tutto un altro mondo rispetto a quella topaia di Otto, no? E adesso che sei a bordo, questo progetto potrà finalmente decollare. Alla faccia Rugoz. Papà, Peter non ha ancora detto se parteciperà. Oh, davvero? Prima gli faccio fare un tour, così potrà scegliere. Sapete, rivedere voi due ragazzi di nuovo insieme. Divertitevi. Ok, ci divertiamo. Prepara il tuo badge. Inizia il viaggio. La prima cosa che voglio mostrarti è di sotto. Harry. Questo posto, vero? Mio padre ha esagerato un po' per i miei gusti. Ma come? Ha organizzato tutto mentre ero ancora in cura, ma una volta uscito ha portato qualche modifica. Del tipo? Minchia, che ha voluto il posto mio stipendio immenso. in progetti di ricerca, insediato un consiglio più adatto ai nostri scopi e ho allineato i progetti alla nostra missione: curare il mondo. Prima voglio presentarti Molly Young, un genio dell'entomologia. Sai cos'è, vero? Sì. Sta conducendo un'interessante ricerca sulle api, o per la precisione, sui predatori di api. Sui predatori. Sì, sono Catherine, con chi parlo? Oh, certo, me lo passi. Cioè, potrebbe esserci qualcosa con Lizard. Pronto a parlare con Ian? Tu devi essere Peter, è un piacere conoscerti. Amerai questo progetto. Piacere di conoscerti. Harry mi ha detto che lavori con le api. No, per le Sì, api. e la situazione è piuttosto urgente. Che belle però le api così. Un terzo del cibo che consumiamo ogni giorno viene da campi impollinati dalle api. Ma la loro esistenza è a rischio, soprattutto per via di un particolare predatore. La vespa apivora. Tuttavia, il nostro sistema innovativo può aiutare le api. Vuoi vedere? Wow, è fantastico! Questi piccoli droni sono sentinelle che stiamo addestrando a riconoscere e attaccare le apivore. Cioè, vespe mangiavi. E stai contribuendo all'algoritmo di apprendimento automatico. Vedi quelle piccole apivore olografiche? Colpendole con precisione insegnerai ai droni a riconoscere i bersagli. L'idea è che i droni spaventino le apivore senza uccidere. Oh, bene! E non me lo prende. Sì. Boh, vabbè. Sentito, piccole apivore? Potete tornare a impollinare anche voi.
le zampe all'ape sbagliata. Sì. Ah, posso ripetere. Ce ne sono rimaste 5. Sentito, piccole avivore? Potete tornare a impollinare anche voi. Perfetto. Eccolo qua. Centro. Grazie, Peter. È stata una sessione. Bellino, un giochino. Ottimi dati. Ok, ci sta. Torno a casa. Benvenuti in metodologia. Dai, ci sta, ci sta. Se quelle apivore virtuali che hai appena ucciso fossero reali, avresti salvato circa 2500 api. Wow, è un piacere dare una mano. Posso provare a migliorare la velocità della rete neurale? Oh, certo. Se Peter deciderà di assisterci, potrete continuare a discutere. Grazie, Ian. Ho molto altro da farti vedere, Pete. Vieni. Più avanti c'è il reparto di ricerca. No, Miles. Stiamo lavorando sui raggi protonici, usando i protoni al posto dei raggi X, più precisi e con meno radiazioni. Sono le idee di cui parlavamo. I progetti con cui cazzo sono vuole Miles ancora. L'ho già usato abbastanza, esatto, per oggi. Harry, avresti un minuto? Gli manca un braccio al tizio. Non si può aspettare. Sarò veloce. Grazie. Doc, lui è il mio amico Peter. Peter, il dottor Connors. Dottor Connors? Lavoravo con il dottor Connors. Non mi è nuovo. Eri passato dal laboratorio per parlare di stimoli elettrotatti. Ah, sì. Mi è dispiaciuto per Octavius. Ah, lavorava per Octavius. I suoi studi erano promettenti. Novità da stamattina? Capogiri? Fitte, dolori, ansia, pensieri compulsivi? No, non sono mai stato meglio. Questo mi preoccupa. È stato un piacere. Il tuo medico è Lizard. Lui è il medico. Mio padre non porta rancore. Senti, io devo fare una telefonata. Tu continua a curiosare. Se vuoi mi trovi di sopra. Non ci posso credere. Ma sembrano tutti contenti di avere qui il dottor Connors. Do un'occhiata in giro. Ottimo. Si ispira al lavoro di Otto, ma senza i problemi di innesto. Chissà se il dottor Connors l'ha usato. Dopo quanto successo con Lizard, spero abbia smesso di sperimentare sul proprio corpo. Non mi ricordo mai Lizard. Nel primo c'era Lizard, non me lo ricordo. Qui cosa stanno facendo? Magari posso aiutare. Servirebbe del tempo. Ora non credo di averlo, ma mi piacerebbe tornare un'altra volta per lavorarci su. È tutto così interessante qui. Insomma, sì. Questa è quella di prima. Droni? Sì, è una piccola collaborazione tra il reparto energetico e quello agricolo. Questi droni ultraleggeri usano nuove batterie per monitorare i raccolti. Fantastico. E analizzano i dati sul raccolto. Lo faranno quando li avremo ultimati. È incredibile. Grazie. Possiedono avanzate capacità di pensiero e in movimento collettivo. La sciamatura è un processo annuale con cui la colonia si espande su di la formazione è super interessante. La domanda di organi da trapiantare è nettamente superiore al numero. Cos'è sta roba? Sì? Ehi, appena sei pronto, raggiungimi. Sì, sì, un attimo e arrivo. Arrivo. Andiamo. Connors ha messo a frutto gli studi compiuti dopo aver perso un braccio. Devo passare da là. Chissà se si è pentito di essersi iniettato il siero. Deve
essere angosciante andare in giro con DNA dormiente di lucertola in corpo. Avete un acceleratore di particelle? Pure. Sì, invia raggi protonici nella sala di trattamento. Ora è in manutenzione, ma tornerà attivo a breve. Incredibile. Ora dove si va? Ultimo piano. Sembri pieno di energie, Harry. È così. Ora scava nei tuoi ricordi e ripensa al passato. Ancora prima delle superiori. Le medie. Ok. Ora, sai che... Aspetta. Sei molto popolare. Scusa, il ragazzo delle ripetizioni, dicevi? Scusa, ricordi gli esperimenti di Mendel che ci facevano studiare alle medie? Direi di sì, sulla genetica e l'ibridazione, giusto? Esatto. Il nostro dottor Foster ha vinto ogni premio esistente nel campo della genetica delle piante. Wow! Quando ti sei fatto un giro, per caso hai dato da mangiare ai pesci? No. Ah, dovresti. È una delle parti del palazzo che preferisco. È rilassante. E ci permette di condurre ricerche ispirate alla struttura cellulare delle squame della carpa corta. Ok, darò un'occhiata. L'algoritmo è simile alle divisioni in colonna, per certi versi. Chi è? Dottor Foster. Foster? Ah. Tu sei Peter, giusto? Harry parla spesso di te. È un vero piacere. Il dottor Foster si occupa di efficienza agricola. Con l'aumento della popolazione e i drastici cambiamenti climatici, dobbiamo adattarci più rapidamente di quanto natura vorrebbe. Con la ricombinazione genetica possiamo risolvere problemi per le coltivazioni, quali i climi estremi o l'aumento dei parassiti. Va di assistere a un esperimento? Ok. Se proprio devo modificare i geni delle piante per massimizzarne i pregi, come la resistenza ai climi aridi. Nella nostra simulazione l'obiettivo è migliorare la crescita. Perché non ti eserciti? Aspetta, no. Ok. Questo va qua. Riproduci le coppie base per incorporare più geni della crescita che puoi. Con questa pianta sfameremo il mondo. No, ho sbagliato. Interessante. Aspetta, questo vediamo. Ok, forse ho capito. Ottimo. Ora puoi fare sul serio. Questa pianta è stata progettata per crescere in condizioni di siccità. Le aziende brevettano i semi OGM per fare soldi e vengono giustamente criticate. I nostri semi sono open source, sviluppati per la sostenibilità, non per i profitti. Geniale. Ok. Questa era easy. Adesso questo magari sarà passo un po' più avanti difficile. Contro la fame nel mondo. Devo mettersi... Okay. Senti, so che non sei ancora ufficialmente dei nostri, ma mi controlleresti un altro gene? Vorrei sapere che cosa ne pensi. È una pianta adattata potrei ai giardini così. Urbani. Ma certo. Il problema sai qual? No, in realtà posso far così. 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 E così. Gran lavoro. Ce n'è ancora uno? Ho finito. Questa tecnologia può debellare la fame nel mondo entro il 2035. Debellare la fame entro il 2035? Mi sembra un po'... testo nel mondo reale, insomma, se può servire. Un po' difficile. Oh, un po' troppo presto, soprattutto. Harry aveva ragione. Sarai una risorsa preziosa. Eh sì. Grazie, dottore. Ora dove si va?
Ultima tappa, forse la mia preferita. È autorevole ma non autoritario, ironico ma non pacchiano, ricercato ma non ostentato. Il tuo ufficio? O forse il nostro ufficio. Harry. Ricorda, ciò che hai visto è solo un assaggio di quello a cui stiamo lavorando. Non devi decidere ora, non prima di aver visto l'ultima cosa. Ok. Dov'è? Per lavorare in sto posto non mi dispiacerebbe. Serve per entrare. Peter. Dove? Non gli dispiacerebbe. Non dirmi che l'hai perso. No, falso allarme. Eccolo. Avanti. Scorri. Wow. Certo. Per convincerlo basta che ci metti la foto di zia May. Oh, Harry. È incredibile, davvero. Come si chiama? Emily May Foundation. Perfetto. Solo che è un periodo complicato. Quando ero in cura pensavo a cosa avrei fatto se fossi sopravvissuto. Sentivo la voce di mia madre. Diceva che il pianeta è in pericolo. Ma fighetta la mamma di Harry, eh? Potremmo fare molto di più. Cioè, sei tu quello intelligente, no? Avanti. Mia madre e May ne sarebbero fiere. Harry è grandioso. C'è un problema. Posso spostare la mia scrivania? Preferisco avere una parete davanti. Insomma, non è convintissimo, Peter. Un'altra cosa. Wow. Welcome, Peter. Ecco, mi serve solo un po' di tempo per chiudere con il lavoro come tutor e poi. Sì, ma certo. Fai con calma. È questione di equilibrio. Cioè, ma dopo ci vediamo a Coney Island. Ovvio. Magari troverò qualche risposta. Vai, uccellino. Seguiamo l'uccello. Alla Emily May mi mancheranno questi inseguimenti. L'adrenalina, sfrecciare per la città come in un percorso a ostacoli, non mi stanca mai. Poter fare lo scienziato davvero, con uno stipendio. Oddio, ce l'ho fatta, ho una carriera stabile. Ok, calmati Parker, rimanda dopo i tuoi sogni di gloria scientifica. Hai una missione. Wow, un cannone, e funziona davvero. Sempre più in alto, ma non scappi! Altra barriera! Bellissima, sta cosa però l'amo. Ottimo occultamento! Vi spiace se do un'occhiata? Sì, vi spiace. Sì, ci dispiace. Sono un po' stronzo. Sono a due basi occultate. Forse potrei fare in modo che il costume identifichi le frequenze. Portatelo a terra! Non vedo il vostro capo in giro.
Dove si nasconde? Dobbiamo parlare delle sue scelte di vita! Non sei degno della sua attenzione! Invece Scorpion sì! Ok! Evitatelo! Cioè, lungi da me parlare male di Gargan! Però gliele ho date un paio di volte! Restituisci il favore! Easy! Ok, dov'è il vostro capo? Un altro robot. Forse posso... Devo seguire di nuovo l'uccello? Ok, vediamo. No. Scusa, uccellino, ti assicuro che è imbarazzante per me quanto lo è per te. Imbarazzante. Dovresti... Non si toccano gli uccelli così. Aia! Porca! Uccello? Non mi piace questo otto volante! Urca! La potenza! Beh, sì, vabbè, voliamo, regà! Superman! Bellissimo, guardate dall'alto che bella New York. Solo dall'alto. Sì, solo dall'alto. Eccoci qua. Chi è Kraven? Non credo. Stanno allenando. Isolati. Volevo scriverci un pezzo il mese scorso. Si stanno allenando, basta. Tutti quelli con cui parlavo scomparivano. Rendetevi utili. Manca poco alla partenza. Chi è questa gente? Il fatto è che ho paura che se intervengo mi spaccano perché sono un po' tanti. Buona fortuna. Devo liberarmi di questi due in silenzio. Gli altri cacciatori? I ripari sono attivi e le comunicazioni collegate. Siamo pronti. Che città. Isolare uno di loro. Cos'era? Amo. Ecco qui. Le uccisioni stealth io le adoro. Hai fatto presto? Trovato qualcosa? Due cose. I membri del gruppo si fanno chiamare cacciatori. Vengono da diverse parti del mondo. Mercenari internazionali? Penso di sì. Sembra il materiale da prima pagina che cercavi per l'articolo. Mi metto subito al lavoro. Grazie. A proposito di lavoro, ho accettato l'offerta di Erico. Fantastico! Più tardi potremo festeggiare quando avrai finito con questo lavoro. Certo. A dopo. Quanta attrezzatura. Sembra che stiamo andando in guerra. Si è spostato. Dove sei stato reclutato? In Alaska. Spider-Man! Non sto in cerca! Colpiamolo! Mi ha sgamato. Posto? Easy? Eh no! È ancora vivo? Sono finiti.
Cioè, veramente, ragazzi, i nemici erano molto più forti all'inizio, non nella missione, che qui. Negli incendi. Adesso sicuramente incontreremo Kraven. Sono abbastanza sicuro. Tu non hai fame? Riposati. Oh, per me. Non dovevate. Il rampino. Robusto e flessibile. Chissà se... Bene. Quindi posso crearlo anch'io? Immagino più avanti, una roba del genere. Te lo fanno vedere adesso, immagino. Usa il cavo ragnatera per eliminare il cacciatore. Ah, tu praticamente lanci una ragnatera... Boh, vabbè. Mi si è buggato. Ehi, questo cos'è? Non... Ah. Basta! Uomora! Maschera dei demoni interiori. Demoni. La gang potenziata di lì. Spero che Kraven non voglia potenziare anche i cacciatori. Sperando di no. Zia May era così fiera del suo lavoro al Fist. Poi Martin Lee ha perso la testa. Delle fiale. E ora spero solo che non abbia corrotto tutto ciò che ha toccato. Kraven sta studiando il sangue di Martin Lee. Forse sta cercando di capire l'origine dei suoi poteri. Testando le armi su quell'armatura. Minchia. E nemmeno un graffio. Neanche un graffio. Una riproduzione quasi perfetta. La usavano per trovare punti deboli. Sarebbe bello un'armatura così, eh? Un attimo. Ma tu guarda. Sembra essere il capo di questi tizi. Ed è qui per una battuta di caccia. Kraven il cacciatore. Salve. Vi intratterrò mentre vedrete questo combattimento super mega velocizzato. In poche parole vi voglio far vedere che non sono morto, sono super mega forte. È vero, menavano. Cioè, in realtà non menavano. Semplicemente erano tanti. E non so che altro dirvi, quindi arrivederci. Bisogno di risposte a tutte queste domande. Non erano difficili, solo che erano tanti. Allora, ste merde. Cosa stai cercando? Aspetta. Posso capire andare a caccia con Scorpion lì. C'è qualcosa che gira, ho visto un'ombra. Una ladra. Eccala. L'avevo visto. Un cagnolino. Ti darò il biscottino se ti comporti così. Buono, cane, micio, robot.
Quanti? Tre? Ho capito. Non sarà facile. Quei denti non scherzano. Non mi dispiace picchiare i cani. Seduto! Rotola! Vai il morto! Finiti? Finalmente! No. Mi chiedevo quando sarebbe arrivata la protezione animale. Ma hai visto? Mi rompeva il cazzo il cane. Cioè, quei raggi me li faceva il cane. Dove vai? Che scappi? Spara, idiota! Già che ci siamo, una domanda. Partita la caccia, Kraven. Potrei aiutarlo. Sono bloccato. Mi fanno malissimo i cani. Con quelle onde mi fanno malissimo. Cioè, tutta la vita me l'hanno tolta i cani con quelle cazzo di onde. Ma non mi hanno colpito praticamente neanche una volta. Sti cani veramente rompono il cazzo. Cosa proteggevate? Bisogna ucciderli il prima possibile, sennò non vivi. Ti ammazzano. Black Cat. Scorpio, Martin Lee, Black Cat. Questo Kraven sta mettendo insieme una bella squadra. Da vedere una bella figa comunque. Questo è Kraven, vero? Sì. E c'era Black Cat lì dentro? Non lo so. No. Forse Scorpio. E forse Scorpio. Il veleno sicuro di Scorpion. Però nella sabbia che cazzo c'è? E la Scorpion. Fa buon viaggio. Non sai fare di meglio? Un killer. Immagina la mia delusione. Minchia. Ucciso così Scorpion. Con quanta tranquillità. Non sto reclutando dei criminali come cacciatori. Sono prede. Felicia. Un gatto. Questo è Michael Myers. Sì, però è Michael. Io dico Michael. Miles Morales.
È le Mr. Negative quello. Si vede, negativo. C'è anche scritto. Ma dove sei? Ah, io ecco, non sapevo io che lì, cioè, quello che ha ucciso suo padre fosse Mr. Negative. Che non l'abbiamo visto con tutto il suo potere. Ma nessuno dice più navigare sul web. Credo sia lui almeno. Potresti almeno cambiare. Ok, ok. Vedo che hai messo il rossetto buono. Deve piacerti un sacco, eh. Miles. Scusa, davvero. Giuro che la prossima volta. Miles. Ti voglio bene. Ma il lavoro chiama. Che devi fare? Mamma, fatti i cazzi tuoi. Devi fatti i cazzi tuoi. Adesso scopre di Mr. Negative, di... È una persona molto negativa, Mr. Negative.